Nuovo video, un capo, 5 look. Questa volta è il turno di un capo super sensuale. Il bralette. I bralette sono un capo a metà tra un top, un reggiseno e un sottogiacca. Solitamente in pizzo sono così belli che è un peccato non metterli in mostra. A chi sta bene il bralette? La risposta è a tutte. Si tratta solo di trovare il modello più adatto alle caratteristiche del proprio corpo e il look più giusto per risultare alla moda originale e mai volgare. C'è una differenza sostanziale in base al tipo di seno. Per un seno piccolo vanno benissimo anche le bralette senza ferretto e senza coppa. Se si ha invece un seno grande è preferibile un bralette con ferretto e con delle bretelle più coprenti in modo da avere anche maggiore sostegno. L'importante è che il bralette non sia trasparente. Vai con i look! Se vi piace questo genere di video, fatemelo capire lasciandomi un piccolo like e iscrivendovi al mio canale. Su cosa lo vorreste il prossimo? Commentate con t-shirt bianca se volete un video su come indossare in 5 differenti modi una t-shirt bianca. Commentate invece con gonna di jeans se preferite un video su come indossare una gonna di jeans. E come sempre, se non volete perdervi nessuno dei miei outfit e tanti nuovi piccoli consigli ogni giorno, seguitemi su Instagram, mi trovate come Ele Petrella. E ora andiamo veramente con i look. Party o evento in vista? Se volete essere originali, potete indossare un bralette come fosse un normalissimo sottogiacca. Sotto un blazer abbinato a un paio di pantaloni a vita alta. In questo modo verrà mostrato solo una striscia e non l'intero addome. Questo look è perfetto anche se non si ha la pancia piattissima. Serata in discoteca? Stufi di indossare i soliti vestiti e vestitini? Che ne pensate allora per un'occasione del genere di indossare un crop top non trasparente e coprente come fosse un top abbinato a un paio di jeans e un chiodo in pelle? Questo look vi farà sentire super sexy e super grintose. Personalmente preferisco la vita alta, altrimenti mi sentirei un po' troppo nuda. Questo outfit è perfetto per chi ha poco seno, un vitino da vespa o un fisico longilineo e sottile. Appuntamento con la persona che vi piace? Meglio farlo fantasticare. Questo non significa rinunciare alla propria femminilità, anzi. Un bralette è perfetto sotto una camicia trasparente oppure una camicia con i primi 3 o 4 bottoni aperti per un effetto vedo non vedo. Avendo già introdotto un forte elemento di seduzione nell'outfit, il resto deve essere un po' più rigoroso per riequilibrare l'abbigliamento e non sembrare troppo volgare. Quindi no a minigonne, no a shorts, no a pantaloni a vita troppo bassa, sia gonne lunghette, gonne a matita, pantaloni palazzo e pantaloni culotte. Questo look è adatto a tutte le fisicità. Non vi sentite a vostro agio nell'indossare un bralette da solo e con troppa pelle scoperta? Provatelo sotto ad un vestito o una tutina con lo scollo a V. Risolverete tutti i problemi relativi ai capi molto scollati e i dubbi riguardanti il reggiseno più adatto. Se tanto non si riesce a nascondere perfettamente nessun reggiseno al di sotto, tanto male che si veda. E se si deve vedere, meglio che si veda bello. Il risultato è sexy, ma non esagerato, non credete? Piace giocare con la moda ma non siete sicuri di avere l'età o la fisicità più adatta per indossare un bralette? Portatelo sotto ad un maglioncino con una scollatura profonda sul davanti, su una spalla oppure sulla schiena. Spero che questo video vi possa essere utile. Se vi è piaciuto lasciatemi un piccolo like e iscrivetevi al mio canale. Nell'info box ho inserito tutti, ma proprio tutti i brand dei capi che vi ho mostrato. Mi raccomando, commentate con t-shirt bianca se volete un video su come indossare la t-shirt bianca. Invece gonna di jeans se volete un video su come indossare in 5 modi diversi una gonna di jeans. E come sempre, se non volete perdervi nessuno dei miei outfit, seguitemi su Instagram. Mi trovate come Ele Petrella.